Mercoledì 19 gennaio, ben trovati con il TG Distretto. Si terrà oggi alle 15 al Ministero dello Sviluppo Economico la prima riunione del tavolo sul caro energia. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha convocato tra gli altri rappresentanti di Confindustria Ceramica, Confindustria Energia, Federbetton, Assocarta, Assovetro, Federacciai, Assofond. La riunione in videoconferenza, chiaramente non vi cito tutti gli altri, ma sono tantissimi, avrà al centro della discussione l'impatto dei costi dell'energia sul sistema produttivo. Una riunione che arriva proprio nel giorno precedente al Consiglio dei Ministri previsto per domani, nel quale dovrebbe essere licenziato un decreto ad hoc su cara energia. Il ministro Cingolani ha anticipato la possibilità di uno stanziamento di 10 miliardi, che speriamo non sia però solo un pannicello caldo. Ed ora una buona notizia, arrivano fondi per il Ponte della Veggia, vediamo. Sarà l'anno del ponte il 2022, dove per ponte si intende ovviamente il ponte vecchio della Veggia, attraversato, stima ufficiosa, da circa 25.000 veicoli al giorno e i cui destini sono stati finalmente messi nero su bianco in sede di previsione di bilancio dall'amministrazione comunale di Sassuolo, che ha disposto cifra ragguardevole, 6.3 milioni di euro ottenuti da un finanziamento ministeriale per il restyling. Sassuolo è capofila del progetto di recupero, Casalgrande con proprietaria della struttura. La sintesi è del sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani. I soldi ci sono, il progetto esecutivo è in fase di realizzazione prossimo alla conclusione. Tempi tecnici permettendo, ha spiegato Menani, al massimo a giugno i lavori cominciano. Per finire, ma qui il sindaco si fa più cauto, entro la fine del prossimo anno, anche se sul punto oggi essere precisi è impossibile, perché il progetto è davvero molto complesso. Prosegue anche oggi l'allerta smog in tutta l'Emilia Romagna e dunque anche nelle province di Modena e Reggio Emilia. Ancora oggi sono in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria, quindi fermo per i veicoli più inquinanti, quindi fine diesel Euro 4, riscaldamento a 19 gradi e divieto di bruciare biomasse. Veniamo alla fiera All for Tires, vi facciamo scoprire Keramold. Keramold è un'azienda a conduzione familiare e offriamo tutti i servizi di pressatura per le ceramiche, partendo dallo stampo al tampone con conseguente rigenerazione di essa. Abbiamo portato i nostri prodotti principali, che sono i tamponi Bordino, le marche isostatiche, e offriamo, come dicevo prima, tutto quello che riguarda il reparto pressatura, tutto quello che offre Keramold per le ceramiche. Nel tardo pomeriggio di oggi il Sassuolo scende in campo al Pei Stadium di Reggio Emilia per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Arriva il Cagliari, fischio d'inizio alle 17.30. Sentiamo le parole pronunciate ieri pomeriggio da coach Dionisi. Il primo obiettivo è passare il turno, il secondo è quello di riscattare la partita precedente, il terzo, visto che ho saputo che non si sono mai raggiunti i quarti di finale a Sassuolo, ancora di più, il terzo obiettivo è raggiungere i quarti di finale. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, che sfiora i 2.680 miliardi di euro. Arrivederci.